Buonasera mister Antonio Pallopoli, Media Sud. Buonasera. Allora, partiamo da questa analisi, poi logicamente voglio la sua. Cosenza in questo momento è un malato, oggi una bella flebo di fiducia. Sì, io credo che oggi, al di là del punto in classifica che comunque è molto utile in questi finali di campionato, ma è proprio il modo in cui abbiamo strappato questo pareggio, perché come dicevi tu, nel momento delicato che stavamo e nella settimana delicata che abbiamo vissuto, dove ci sono state tantissime chiacchiere anche gratuite, i ragazzi hanno preso una posizione forte e noi dicevamo che l'unico modo per dimostrarlo era il campo, perché le chiacchiere ormai stanno a zero, e andare sotto due volte, raddrizzarla e non mollare mai come ha fatto la squadra, sono veramente orgoglioso dei ragazzi per come hanno fatto, anche perché poi la partita è stata strana, cioè partiamo fortissimo, possiamo fare 2-3 gol e andiamo sotto la prima situazione, quindi in maniera anche inaspettata, e in questo momento pesa il doppio. La squadra continua a giocare, va avanti, la raddrizza e fa un grandissimo primo tempo secondo il mio punto di vista. Poi prima situazione del secondo tempo, avevamo un'idea bella chiara in testa per come provare a vincere questa partita. Questo mezzo episodio, rigore, VAR e poi ribattuta, non sono così bravo in quanto a regolamenti, però c'è stato un po' di confusione, quindi andare sotto anche in un modo del genere, a maggior ragione, porta ancora della tensione e del nervosismo, e invece la squadra ha continuato a crederci, non ha mollato, e l'ha raddrizzata, poi alla fine volevamo vincere così tanto che poi rischiamo anche di regalare un contropiede alla Feralpi in maniera folle quasi, però preferisco questo, voglio una squadra che creda fino all'ultimo secondo di poter vincere le partite, dobbiamo andare in campo per volerle vincere, poi se togliamo l'errore finale meglio, perché si rischia, però devo dare grande merito ai ragazzi per l'atteggiamento. Allora mister, io ero al San Vito anche lunedì e ho definito, mi permetto poi ovviamente ognuno, che avevamo visto un po' delle ballerine più che gente grintosa. Oggi, parafrasando sempre lo stesso cantante, finalmente stiamo rivedendo i lupi, il lupo, cioè lei sta facendo quel famoso lavoro che era riuscito a fare nella passata stagione, abbiamo messo da parte il discorso del cambio tecnico e lei sta chiaramente facendo lavoro che ci vorrà ancora del tempo, però oggi si è visto qualcosa, cioè di questo gruppo io ho notato i dettagli, i particolari, dalla società, i tifosi che non hanno mai smesso, i giocatori in campo, lei, oggi abbiamo cominciato a dimostrare di essere una cosa sola. Sì, anch'io ho percepito questa alchimia che ho respirato la passata stagione, e a Cosenza credo che più che in altri posti sia determinante per fare risultati. Quindi, come ti dicevo prima, ritorniamo lunedì al campo per lavorare con grande fiducia per questa finale di campionato, perché i ragazzi hanno dato una dimostrazione di voler uscire da questo momento con grande determinazione, soprattutto quello che ho chiesto, grande presenza dentro campo, anche sapere soffrire, saper stare dentro le partite e non mollare mai. Questa è la cosa più importante. Questo è un campionato, mister, che si deciderà, lo ha detto anche il suo collega Zaffaroni prima, all'ultima giornata. Guardando anche gli altri risultati non c'è nulla di scontato, non si fanno classifiche. Ecco, io le chiedo, avete, soprattutto per creare ancora questa alchimia già in settimana, magari di fare allenamenti a porta aperta, di stringere questo collante, ovviamente, perché adesso questo secondo me è il lavoro. Ma oggi abbiamo visto, come ha detto lei, un gruppo. Tifosi, giocatori, dirigenza, tutti quanti. Assolutamente, potrebbe essere non ci abbiamo ancora pensato, potrebbe essere una bella idea. I ragazzi ci tenevano tanto a dare un segnale di dimostrazione alla propria gente di quanto sono attaccati alla maglia e quanto hanno voglia di regalare qualcosa di buono per i propri tifosi. Quindi hanno fatto di tutto per dimostrare che credono in questo nuovo percorso e quindi cercheremo ancora di migliorare, perché chiaramente dobbiamo migliorare, però la base di oggi è quella ideale per ripartire. Mister, buongiorno, le chiedo, Francesco Doria, giornale di Brescia, le chiedo se si aspettava questa Feralpi, ma soprattutto lei l'ha vista ai primi di settembre e dietro una bella mazzata, un bel 3-0 quando allenava l'Ascoli, oggi
abbiamo visto tutti che è stata un'altra partita, ma lei cosa ha visto di diverso nella Feralpi? Allora, io vivendo qui vicino, chiaramente poi nei mesi invernali l'ho vista anche 3-4 volte dal vivo e ho sempre trovato una squadra che è rimasta dentro le partite, anche quando quelle che ha perso casalinghe. Comunque è sempre stata una squadra che rimaneva in partita contro le più forti del campionato, anche quello meno. Cioè, quindi mi aspettavo un pochino questa, una partita complicata. E non mi aspettavo di andare sotto, nel senso, per come l'avevamo preparata, perché sapevamo che andando sotto contro una squadra che è così brava poi anche a difendersi e a sfruttare le ripartenze si può andare in difficoltà. E nonostante questo siamo andati sotto 2 volte, siamo rimasti equilibrati e siamo riusciti a raddrizzarla con grande qualità. Paradossalmente, per chi non era interessato alla partita, è stata anche una partita non brutta, direi forse anche bella, comunque viva fino alla fine, malgrado la delicatezza della stessa. Sì, 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 è assolutamente vero, è stata una bella partita, perché è stata una partita coraggiosa. Noi siamo venuti qui nonostante giocassimo fuori casa con l'idea di provare a vincerla, l'abbiamo dimostrato per come siamo partiti, abbiamo avuto 2-3 palle gol nei primi 10 minuti, cioè quando chiaramente poi le squadre provano a giocare chiaramente si apre e vengono partite più belle, insomma. Mister, scusi, le volevo chiedere sui due episodi, sull'episodio che ha citato innanzitutto del rigore, poi rivedendolo e ripensandoci era giusto così per il regolamento, e poi se non ho capito il nervosismo quando vi siete arrabbiati per la sostituzione di Felici, perché era uscito dal campo e non poteva più rientrare, giusto? Sì, onestamente io lì non ho capito, ti dico la verità. Okay, no, okay. Ho partecipato alla tensione ma non l'ho vista e quindi non ti so rispondere. Per quella del rigore ti dico mi astengo, però chiaro che porta comunque, già vai sotto in quel modo, rigore contro il VAR, che sono sempre antipatici, non dico che non siano rigori, ma sono questi rigori televisivi moderni che già ti nervosiscono, perché in campo non se l'è accorto nessuno, tra l'altro nemmeno della Feralpi, e quindi poi parato te lo fanno ripetere con questa situazione un po' ambigua, chiaro che viene ancora più nervosismo. Invece la squadra, dai, è rimasta lucida, chi è entrato bene oggi, abbiamo cercato di fare i cambi per mettere in difficoltà la Feralpi e quindi sono soddisfatto di tutti quelli che hanno partecipato alla partita, perché credo che sia determinante per fare il risultato che ci sia unità di intenti per chi possa giocare 95 minuti o due come ha fatto Crespi oggi, perché Gennaro Tutino non ne aveva proprio più, anzi siamo andati forse anche oltre di 10 minuti con lui, ma non voleva uscire per cercare di lottare con i compagni. Mister, per chiudere, continuerete il ritiro, cioè starete per conto vostro, oppure ritornate normalmente e magari da lunedì, ecco, ripeto, quale sarà il programma della prossima settimana? Il programma era chiaramente il ritiro per questa settimana, quindi non credo che torneremo in ritiro, però questo non vorrà dire che non sarà importante rimanere insieme. Questo che fa veramente la differenza, poi ritiro, non ritiro, tanto quando si dorme poi non ci si vede nessuno, quindi la notte è relativa, è giusto però rimanere molto insieme per cavalcare, aumentare questa alchimia che sarà determinante per i risultati finali.